Salve, oggi parliamo del significato del numero di ossidazione, chiamato anche, definito anche come stato di ossidazione di un elemento chimico. Questo valore ha un'importanza notevole nelle reazioni di ossidoriduzione e viene, ed è alla base dello studio della nomenclatura chimica quando dobbiamo utilizzare la nomenclatura tradizionale. Quando si affronta la nomenclatura chimica, i libri, la maggior parte dei testi o delle lezioni, partono immediatamente dalle regolette che servono per determinare in modo rapido il numero di ossidazione di un elemento chimico. A mio modo di vedere, tutto ciò non permette all'alunno di poter capire in realtà che cos'è lo stato di ossidazione. Partiamo dal presupposto che gli elementi chimici, nel momento in cui si legano con altri elementi o con altre molecole, come sappiamo dai legami chimici, cambiano, quindi variano la loro configurazione elettronica. E questa variare della configurazione elettronica determina una variazione dello stato di ossidazione dell'elemento che consideriamo. Subito facciamo un esempio e prendiamo in considerazione l'anidride solforosa e l'anidride solforica. Quindi disegniamo la struttura molecolare quindi come possiamo osservare l'anidride solforosa ha generato due legami con l'ossigeno e gli rimane un lone pair sbagliato, quindi non legato a null'altro, mentre nell'anidride solforica lo zolfo ha generato un ulteriore doppio legame con l'ossigeno. Quindi possiamo quindi definire che lo stato ossidativo dello zolfo in questo caso è pari a più 4, in questo caso è pari a più 6. Ora poi spieghiamo da dove derivano questo concetto di più 4 e di più 6. Prendiamo adesso un altro esempio, la reazione tra l'acido permanganico con ammoniaca darà come prodotti il biossido di manganese più l'acido nitrico. Ora, in questa reazione tipicamente redox, il manganese e l'azoto hanno mutato la loro configurazione elettronica e quindi anche il loro stato ossidativo. Disegniamo le molecole. Ok. E disegniamo in questo caso l'MnO2. Allora, in questo caso il numero di ossidazione attribuito al manganese è più 7, mentre quello attribuito al manganese nel biossido di manganese è più 4. Quindi cosa possiamo osservare? Che il manganese quindi ha mutato la sua configurazione complessiva nel momento in cui è dato origine al biossido di manganese. Consideriamo l'ammoniaca, anche in questo caso. Chiaramente è importante saper disegnare le molecole, però poi ci sono metodi piuttosto rapidi che ci permettono di evitare la rappresentazione molecolare. Quindi disegniamo l'acido nitrico e qui cos'è accaduto? Che lo stato ossidativo dell'ammoniaca è meno 3, qui invece è più 5. Quindi risulta chiaro che il cambiamento di stato di ossidazione deriva proprio dal modo con cui l'elemento si è legato per dare un prodotto nella reazione successiva. Dobbiamo anche dire questo, che lo stato di ossidazione sostituisce il concetto di valenza, lo sostituisce pur avendo gli stessi numeri, solamente che lo stato ossidativo può
avere sia numeri negativi che positivi. Ora è necessario fare alcune precisazioni a tal riguardo, e cioè quando consideriamo un legame ionico e quando consideriamo invece un legame covalente. Nel legame ionico, per esempio NaCl, il sodio è un metallo, quindi un elemento che tende spontaneamente a perdere l'elettrone, il cloro, essendo un tipico non metallo, tende ad acquistarlo. Quindi in questo caso abbiamo una cessione netta di carica, quindi il sodio sarà Na+ e il cloro Cl-. Quindi lo stato di ossidazione in questo caso dello ione sodio e dello ione cloro sarà proprio pari alla loro carica. Quindi il sodio avrà numero di ossidazione uguale a più 1, il cloro avrà invece numero di ossidazione pari a meno 1. Prendiamo un altro ione, CaCl2, in questo caso il calcio cede 2 elettroni che vengono acquistati dai due clori, ognuno dei due clori legati al calcio. Quindi il calcio avrà stato ossidativo più 2, mentre ogni cloro avrà stato ossidativo meno 1. Quindi nell'attribuzione del numero di ossidazione di uno ione, in questo caso è estremamente semplice perché è pari alla carica, che può essere più 1, più 2, più 3, meno 1. Il discorso invece diventa più complesso nel momento in cui, almeno in teoria, consideriamo un legame di natura covalente. Nel legame di natura covalente si ha una condivisione di una o più coppie di elettroni, e qui dobbiamo andare a considerare l'elemento che è più elettronegativo. L'elemento più elettronegativo che cosa farà? Cioè, tenderà a, diciamo, a far avvicinare verso di sé l'elettrone o gli elettroni, no? Di legame. In questo caso non abbiamo noi un spostamento netto di carica, ma otteniamo un addensamento di carica elettrica diversa su un elemento rispetto all'altro. Prendiamo esempio l'acido cloridrico, tipico esempio che viene posto in tutti i testi. Sappiamo che il cloro ha un'elettronegatività pari a 3,16, l'idrogeno 2,1. Che cosa accade? Che il cloro è più elettronegativo, quindi tenderà ad assumere l'elettrone dell'idrogeno verso di sé senza strapparlo, e si andrà a creare una parziale carica positiva sull'idrogeno. In questo caso, non potendo attribuire valori frazioni di cariche, chiaramente come si può evincere, quindi formalmente attribuiamo all'elemento più elettronegativo l'elettrone che teoricamente, formalmente, ha perso l'idrogeno. Quindi, quando consideriamo un legame ionico, c'è un trasferimento netto ed è quindi piuttosto facile quindi determinare lo stato ossidativo. Mentre quando abbiamo a che fare con un legame ionico, è un legame covalente, invece dobbiamo attribuire formalmente, come se l'idrogeno in questo caso avesse perso un elettrone e il cloro avesse acquistato un elettrone. Ora ritorniamo agli esempi che abbiamo visto in precedenza, così riusciamo a capire un pochettino perché sono usciti quei numeri più 4, più 6 nell'anidride solforosa. Quindi se noi riandiamo a disegnare la molecola, quindi abbiamo che l'elettronegatività dello zolfo è pari a 2,5 circa, quella dell'ossigeno è pari a 3,0. Quindi che cosa accade? Accade che questo ossigeno, ok, formalmente acquisisce i due elettroni che erano dello zolfo, e quindi abbiamo in questo caso
un numero di ossidazione pari a meno 2, stesso dicasi per questo ossigeno, lo zolfo è come se avesse perso formalmente 4 elettroni, per cui il suo stato ossidativo diventa più 4. Prendiamo adesso il caso della SO3, anche qui il discorso non cambia, l'ossigeno, quindi ogni ossigeno è come se formalmente avesse strappato i 2 elettroni allo zolfo e lo zolfo assume anche qui stato ossidazione più 6. Prendiamo in considerazione gli elementi, abbiamo visto della reazione chimica, e cioè erano l'acido permanganico ok, in questo caso che cosa accade? Che ogni ossigeno è come se strappasse 2 elettroni a manganese, questo ossigeno è come se ne strappasse uno, ma lo strappa anche all'idrogeno e quindi avrebbe meno 2. L'idrogeno è come se ne avesse perso 1 più 1 e il manganese in definitiva come se avesse perso 7 elettroni, 2, 4, 6 più 1, 7. Quindi vedete la determinazione dello stato ossidativo viene calcolato in maniera estremamente semplice, andando a confrontare gli elementi più elettronegativi rispetto a quelli meno elettronegativi. Vediamo l'azoto, l'ammoniaca. In questo caso, l'azoto che è più elettronegativo dell'idrogeno, quindi come se avesse assunto tre cariche negative, quindi il suo stato ossidativo è meno 3, l'idrogeno è come se ogni idrogeno avesse perso un elettrone, quindi rimane più 1. In ultimo vediamo l'esempio dell'acido nitrico. L'acido nitrico, in questo caso, ok, che cosa accade? Che l'azoto, anche in questo caso, come se avesse acquistato 2, 4, 5 elettroni, quindi il suo stato ossidativo è più 5. L'ossigeno, in questo caso, questo ossigeno ha strappato, tra virgolette, l'elettrone all'azoto e uno all'idrogeno, quindi il suo stato ossidativo è meno 2. Per quanto riguarda invece l'idrogeno, il suo stato ossidativo rimane sempre, come abbiamo visto, di valore più 1. Ora consideriamo un altro esempio importante. Accade spesso che in alcune molecole lo stesso elemento chimico possa cambiare lo stato ossidativo. Prendiamo come esempio l'acido tetrationico, il quale ha questa formula. Quindi H2S4O6. Quindi ripeto, chiaramente è importante in questo contesto conoscere la struttura molecolare e l'elettronegatività, però come vedremo quando tratteremo la nomenclatura, attraverso dei rapidi calcoli si riesce ad arrivare, non sempre facilmente comunque, allo stato di ossidazione dell'elemento. Quindi la molecola è così rappresentata. Benissimo. Allora, a questo punto sappiamo che l'ossigeno è più elettronegativo dello zolfo e quindi questo zolfo che valore avrà? Avrà quindi 2 elettroni dell'ossigeno, 4, e quest'altro passa a più 5. Nello stesso modo questo zolfo avrà valore più 5. L'ossigeno avrà valore meno 2. L'idrogeno valore più 1.
Ora ci soffermiamo un attimino su questi due zolfi. Noi abbiamo detto che nel legame covalente, quello eteropolare, si ha un addensamento di carica verso l'elemento più elettronegativo. In questo caso, poiché gli elettroni sono equamente suddivisi, convenzionalmente stabiliamo che lo stato di ossidazione dello zolfo in questa molecola è zero e anche questa è zero. Quindi in alcune molecole può diciamo, verificarsi che cosa? Che possa cambiare lo stato di ossidazione di uno stesso elemento nella molecola stessa. Quindi, se io adesso dovessi definire lo stato di ossidazione senza quindi tener conto di tutte quelle sorte di regole, di definizioni che all'inizio danno un impatto negativo, potremmo affermare questo, che lo stato di ossidazione è la carica reale, esempio il legame ionico, o formale legame covalente, che assume un atomo quando si assegnano gli elettroni di legame all'elemento più elettronegativo. Spero che vi sia piaciuta questa lezione. Se volete, iscrivetevi al mio canale oppure schiacciate un like. Grazie e arrivederci.